9 aprile 2022, siamo nello stesso campo dopo aver gestito la cover crop, in questo caso senape bianca, con un leggero passaggio di dischiera appunto per mantenere tanto residuo in superficie. Ecco che in un unico passaggio facciamo una lavorazione strip till a 27 cm di profondità, mettiamo il fertilizzante sulla fila e facciamo il diserbo sempre sulla fila, accumulando nell'interfila tutta questa massa che fa da pacciamatura. Agricoltura conservativa. Esempio pratico di cosa vuol dire avere l'accumulo nell'interfila del mais. Questa è una fila, questa è la pacciamatura che c'è nell'interfila, quindi tutto il residuo di senape, stocchi precedenti, della coltivazione precedente, e questa è la profondità di semina. Abbiamo messo una profondità di 4 cm, 5, sì, 5. Questo è il primo, secondo. Questo è il seme, vedete che il seme si trova nell'umido, ma fondamentale è tutta questa pacciamatura nell'interfila che permette alle infestanti di crescere in ritardo. Noi oggi stiamo diserbando sulla fila e nell'interfila invece stiamo accumulando.